Buonasera a tutte e a tutti. Oggi siamo qui questo lunedì post elezioni con Davide Carreta, che è un personaggio di cui io ho molta stima. Insomma, spero che l'abbiate anche voi dopo averlo conosciuto, ne avrete anche voi dopo averlo conosciuto. Allora, oggi siamo Grazie. qui per parlare di lingue, culture e popoli, che è un po' un titolo ispirato a Geni, popoli e lingue, il libro di Cavalli Sforza, insomma, del compianto Cavalli Sforza. Allora, ti lascio la parola, puoi presentarti, lo faresti sicuramente in modo più autorevole di quanto non possa fare D'accordo. io. Prego. Molto in breve, io sono Davide Carretta e i miei profili di solito portano il titolo di Polimatia. E ho 22 anni, 23 quasi, circa la prima o seconda settimana di ottobre, insomma il 12, e parlo di lingue del mondo, dei popoli, delle particolarità spesso linguistiche, perché mi piace usare la prospettiva del linguaggio per poter guardare il mondo, per cercare di comprenderlo e magari di trarre degli insegnamenti da come le altre persone vedono le cose, un modo diverso di vedere, di concepire la realtà. E adesso sto studiando linguistica, ma il tutto è nato come hobby, come passione, quando ero molto piccolo, per cui diciamo che sono cresciuto con questa voglia di imparare e adesso provo semplicemente a comunicare ciò che mi fa stare bene, la mia passione. Ok, il nome è Poli Mattia, Mattia sta per... Matia è come disciplina, sì, quindi polimatia perché devo dire le lingue non sono le uniche cose che mi appassionano, ce ne sono tante e probabilmente quelle in cui riesco a parlare in maniera, diciamo, più accurata, anche se sto ancora cercando di ottenere dei titoli accademici, sono le lingue. Per il resto poi ho altre passioni, altre cose che mi attirano tanto, altri campi dello scibile umano, insomma. Ok, li scopriremo nel corso di questa diretta, quindi non puoi Volentieri, volentieri. sfuggirci. Ok, ascolta, quindi diciamo che tu sei qui oggi ufficialmente per parlare di lingue, poi eventualmente allargheremo questo orizzonte. La tua passione per le lingue da dove nasce? Ci sono stati tanti fattori che insieme hanno portato alla nascita di questa passione. Si è sviluppata nel corso del tempo, ma il tutto è cominciato quando avevo circa 9 anni, 9-10 anni. Uscì Avatar di James Cameron, che adesso peraltro è di nuovo in sala perché deve uscire il secondo, no? A fine anno, a dicembre. E quel film lo guardai con ammirazione perché mi piaceva la storia, anche se è molto semplice, mi piaceva il modo in cui era stato realizzato. Ma notai che la lingua parlata lì, e me ne accorsi prima di quella del Signore degli Anelli, benché avessi visto il Signore degli Anelli prima, ma ero troppo piccolo, era una lingua inventata e che sembrava funzionare, sembrava una lingua vera e propria. Allora dissi al piccolo me stesso: voglio provare a inventare anch'io una lingua da zero, voglio capire come si fa per poter inventare un mio popolo, magari scriverci una storia e inventare una lingua. E cominciai a informarmi, osservando le lingue del mondo intorno a me, su come si potesse fare una cosa del genere, quindi i vari alfabeti del mondo, i vari suoni delle lingue del mondo, la grammatica, l'ordine delle parole, oppure delle particelle, dei suffissi, dei prefissi, cominciai a capire un po' come funzionavano le lingue del mondo, esplorando quelle più conosciute e talvolta quelle un po' più esotiche per noi, quindi per esempio le lingue del Pacifico. E così pian piano mi appassionai anche alle lingue naturali e da lì cominciò il viaggio di esplorazione più che altro. Ok, quindi esistono delle lingue, diciamo, inventate, per così dire. Sì, vengono chiamate spesso Come funziona? inglese. No, dico, sei riuscito poi a scoprire come funziona l'invenzione di una lingua? Sì, certo, sì, ci sono meccanismi, metodi diversi, nulla di ufficialmente fisso, cioè bisogna fare non per forza la stessa cosa, tutti la stessa cosa, non è dogmatico, ma ci sono delle tappe, potremmo dire, di base che nascono proprio un po' dall'osservazione linguistica generale che si può avere su una lingua, quindi la sua fonologia, la sua morfologia, la sintassi, tutti gli elementi di base che compongono una lingua a livello grammaticale, si cerca di costruirli poi facendo sposare, non sempre perché dipende dal tipo di lingua artificiale, così vengono chiamate normalmente in italiano, in inglese conlang, da constructed languages, lingue costruite, sarebbe programmate in un certo senso, anche se quello è un modo ancora diverso di indicare le lingue. Ci sono dei procedimenti che portano alla creazione di una lingua che si può addirittura accostare a una cultura inventata, ciò che è accaduto per esempio nel caso di Tolkien,
nel caso di Paul Frommer con James Cameron in Avatar e in tantissimi altri casi, i Dothraki, i Klingon, eccetera, eccetera. Quindi si tratta di lingue, cioè di contesti cinematografici, lingue Beh, che sì, trovano non la so loro se... dimensione nel cinema. Esatto, ci sono vari tipi di lingue artificiali, sì, le lingue artificiali per il cinema spesso, o per la letteratura sono quelle che poi si sposano a una cultura che viene inventata appositamente, ad hoc per questa cosa, ma esistono anche le cosiddette lingue internazionali, che sono lingue artificiali che vengono inventate con la speranza che diventino poi delle lingue usate da tante persone in modo da connettere, ad agire da ponte. Per la loro semplicità tra persone diverse, si pensi all'esperanto o all'interlingua che adesso vedo che è molto popolare. Beh, da persona esterna mi viene difficile immaginare qualcuno che abbandoni così la sua lingua. Cioè, noi lo facciamo con molta naturalezza con l'inglese, ma perché ci viene inculcato fin da quando siamo piccoli. Ma con una lingua ex novo mi sembra molto complesso fare questo salto avanti. Cosa ne pensi? Beh sì, eppure accade perché i parlanti di lingua esperanto sono davvero tanti. Io ricordo che si stimasse addirittura sui milioni, le persone che hanno tentato di imparare l'esperanto, e ci sono diverse migliaia invece di parlanti che sono nativi, cioè sono persone che sono cresciute parlando l'esperanto perché i genitori si erano conosciuti usando l'esperanto. E l'esperanto è una lingua artificiale, appunto. E quindi c'è chi questa cosa è disposta a farla e la fa volentieri. Ho capito, quindi è un esempio di come le lingue possano unire anche carnalmente, diciamo. Sì. Ma ascolta un attimo, quindi abbiamo detto che tu ti sei appassionato in questo ambito partendo dal cinema. Dopodiché Sì, tu hai dovuto praticamente. traslare questo tuo interesse nell'ambito comunicativo. Quindi Sì, esatto. come ti è venuta questa era? Perché sai, io ho visto i tuoi video, sono bellissimi, quando Grazie. mi piace molto quando parli di lingue molto esotiche, come quelle che si parlano in Africa, insomma. O comunque in tribù particolari, quelle molto affascinanti, magari per un italiano, no? Percepire quelle sonorità e capirne qualcosa, forse soprattutto. Però, diciamo, per divulgare, ecco, bisogna essere tendenzialmente estroversi, no? Cioè ci si aspetta che un divulgatore abbia una forte vocazione comunicativa rispetto agli altri, soprattutto tu che ti occupi di lingue, insomma, che sono diciamo lo strumento comunicativo per eccellenza, no? Quindi come ti è venuta questa idea di approdare sui social e quali erano le tue aspettative in merito quando hai cominciato a farlo? Paradossalmente, io quando ero più piccolo, fino a 5-6 anni fa, soffrivo di ansia, ansia sociale, quindi quella tipologia di ansia che blocca proprio da questo punto di vista. Quindi avevo una sorta di timidezza che non riuscivo a superare. Poi, per una serie di soluzioni trovate nel tempo, proprio circa 5-6 anni fa, cominciai ad aprirmi maggiormente, ma nell'estate del 2015 scoprii la bellezza della lingua italiana. E scoperta quella bellezza, cioè la ricchezza di termini che possono descrivere tanti concetti diversi, la bellezza anche dell'evoluzione diacronica dell'italiano, cioè l'evoluzione storica della lingua italiana, lì iniziai a interrogarmi su come si potesse parlare in modo efficace, cioè in un modo che fosse creativo. Potremmo dire, quindi non so, magari pimentando il discorso con un termine leggermente più ricercato, ma senza cadere nell'antilingua, no? Senza cadere in qualcosa di incomprensibile. Allo stesso tempo rimanere con una certa semplicità. E, come comunicare sfruttando tutte e tre le tipologie di comunicazione, quella non verbale, quella paraverbale e quella poi verbale. E così pian piano, anche in un certo senso studiando determinati conduttori televisivi, ho sempre preso spunto da lì perché è un po' la mia ambizione. Ho cercato di farmi scuola, ma sempre da autodidatta, ecco perché non direi mai di essere un bravo comunicatore. Ci provo, sono dei tentativi che talvolta van bene, e talvolta mi mostrano che c'è ancora tanto da studiare, tanto da migliorare. Quindi nacque un po' così la cosa. E poi ho cominciato sui social nel 2019. Perché dopo aver parlato con un caro amico, uno dei miei migliori amici, dopo aver convissuto con lui per un anno, ho detto io voglio fare qualcosa per comunicare quello che mi piace, non voglio tenerlo soltanto per me. Quindi voglio fare in modo,
vorrei riuscire a farmi strada nella comunicazione per poter poi divulgare ciò che mi piace, ciò che mi rende appunto felice. Quello che a Okinawa in generale è un po' un concetto giapponese molto occidentalizzato, si chiama Ikigai, no? Quella tua passione, ciò che ti fa svegliare al mattino con felicità. E quindi i social sono stato un po' il tentativo, e sono ancora il tentativo di fare questa cosa, di cercare di comunicare in questo senso, cioè di divulgare ciò che mi piace. Sull'Ikigai è stato scritto un libro di crescita personale, diciamo, che ha l'omonimo titolo. Diciamo che in questo periodo storico questi testi, anche orientati sulla comunicazione, sono molto, vanno molto, insomma, vengono venduti molto. Penso che derivi anche dal cambiamento culturale che c'è stato da un punto di vista lavorativo aziendale, no? Cioè, tu consideri anche solo la figura del capo al lavoro, che fino a qualche decennio fa veniva percepito come un individuo superiore, freddo, distaccato, che doveva soltanto impartire ordine, e tutti gli operai dovevano seguire come una catena di montaggio, ecco. Mentre oggi la figura del leader è molto più empatico, no? Si parla molto di intelligenza emotiva. Sì. Credo che sia collegato questo concetto. Penso ci sia un collegamento. Allora, intanto, Bilotta dice: Daniela, prendi le consonanti click. Forse non ho il palato per farlo, e speriamo che A tutti ce l'hanno, o meglio, sì, da caso a caso, ma normalmente tutti abbiamo questa predisposizione. Sono consonanti umane, quindi possiamo produrle. Sì. cosa sono queste consonanti click? Consonanti click è un nome un po', tra virgolette, popolare, quello che si usa normalmente per indicarle in maniera semplificata. In linguistica si chiamano avulsive. Sono delle consonanti non polmonari, che significa che, diversamente dalle consonanti che abbiamo per esempio in italiano o in inglese, dove l'aria comunque viene rilasciata, qui succede quasi il contrario, cioè non c'è quest'aria che fuoriesce, quasi entra l'aria. Cioè, in realtà viene fermata in un certo senso. E sono quelle consonanti che vengono usate in alcuni presso alcuni popoli dell'Africa, soprattutto nel sud dell'Africa, Namibia, Botswana e Sudafrica, ma non soltanto, anche in Tanzania, per esempio. E addirittura un caso isolato in Australia, una lingua ritualistica usata in Australia, che sono particolari proprio per questo, perché sembrano dei suoni che non hanno a che fare con la lingua, con la lingua umana, perché non siamo abituati, ma che effettivamente ne fanno parte. E sono complicati da realizzare, soprattutto se non li si conosce. Facendo l'abitudine poi risulta più semplice. Io personalmente non credo di pronunciarli ancora perfettamente, ma con la pratica si prova a impararli. E per farti un esempio, una di queste consonanti si chiama click alveolare, perché gli alveoli che si trovano dietro l'arcata superiore dei denti, lì si posiziona la lingua, la parte verso la punta della lingua, per poi, mentre si prende l'aria, rilasciare la lingua, farla scendere così. E questa è una consonante, effettivamente. Cioè, per farti un esempio, in una delle lingue parlate in Namibia, presso quelli che si chiamavano prima i Bushimani, i Xhuntuan, chiamano il loro popolo, la parola mn significa antilope. Quindi c'è questa associazione di consonante nasale, poi c'è la vocale schwa, e ancora una nasale. E la cosa difficile è mettere tutte queste cose insieme, perché non siamo abituati a farle insieme. Noi molti, come me all'inizio, direbbero separando i suoni. La cosa complicata è imparare a pronunciare tutto insieme, per esempio. Beh, per Questo è. me non posso dire arabo, diciamo qualcosa di ancora più lontano, Secondo insomma, me da. puoi farlo, secondo me puoi farlo. Possiamo farcela. Ok, tornando al discorso sui social, sulla comunicazione, ecco, tu Sì. sei attivo soprattutto, diciamo, su TikTok. Sì. Ora, TikTok nell'immaginario collettivo magari è associato a cose, diciamo, un pochino più frivole. Però tu hai ottenuto comunque un discreto successo lì. A cosa attribuisci questa cosa? Soffio il naso perché ho l'influenza. Nessun problema. Allora, Quindi per spero che quanto non sia riguarda una diretta tutta così. non fa niente. Per quanto riguarda il discorso di TikTok, io direi, anche io ho notato che comunque c'è un determinato pubblico, un determinato contenuto su TikTok. Io tentai di sbarcare su TikTok per il semplice fatto che
dare delle piccole pillole, benché non mi piaccia tanto, può comunque servire a far nascere quella curiosità su qualcosa, qualcosa che non si conosce. Quindi ci provai dapprima con le etimologie. Le etimologie ho notato che catturano molto l'attenzione delle persone, perché l'etimologia del proprio nome significa capire effettivamente che cosa significa il proprio nome, no? Per esempio. E quindi conoscere il significato è qualcosa che può incuriosire le persone. E io poi ho cercato di farlo in maniera diversa perché cercavo di riprendere la parola iniziale, no? Non dicevo soltanto deriva dall'ebraico, ma deriva dalla parola ebraica, che è questa qui, ha questo suono e significa questo letteralmente. Per fortuna, questa cosa piacque. Per quanto riguarda invece l'ondata enorme che ho avuto adesso di spettatori, che è ciò che mi ha fatto crescere un po' di più, perché io non mi definisco ancora un grande TikToker, sono ancora sotto i 100.000. È dovuto principalmente a un video che ho fatto, che ho pubblicato qualche mese fa, dove parlicchiavo, dicevo un paio di frasi, in alcune delle lingue che mi è capitato di studiare. Io non ho mai detto di essere un poliglotta, di solito non mi definisco tale, sono più un osservatore delle lingue, un esploratore, ma capita che quelle lingue che esploro mi piacciono così tanto da tentare poi di imparare qualcosina. Allora feci questo video rispondendo a una domanda di quelle già poste su TikTok alle quali si può rispondere, e questa cosa ebbe successo. E da lì penso che la maggior parte dei fruitori dei miei contenuti siano attratti principalmente dall'intro del contenuto. Penso che TikTok funzioni molto così. Deve catturare l'attenzione il modo in cui inizia un video, cioè il video per esempio dove io parlo delle lingue con i click. Cattura l'attenzione non perché io dico, sapete che esistono delle lingue dove si parla così? Ma perché all'inizio, per esempio, facendo lo stitch cosiddetto, quindi incollando dei video con altri TikToker, il video comincia con una persona che parla quella lingua. Allora, vedendo quella cosa, il fruitore è interessato e poi rimane lì e guarda il mio contenuto. Quindi penso che sia il mio piccolo successo dovuto soprattutto a questo, non tanto a grande qualità di contenuti o altro. Penso sia più dovuto all'algoritmo di TikTok, alla casualità, a questi elementi piccolini, no? Il fatto che magari l'intro di un video riesca a catturare. Più che altro è questo, secondo me. Hai evidenziato un concetto interessante, magari adesso lo approfondiamo. Tu hai detto che non ti definisci un poliglotta, ma un osservatore delle lingue. Qual è la differenza tra le due cose? In realtà, io ho notato che c'è tanto questa cosa. La gente soprattutto confonde linguista e poliglotta. Il linguista è colui che a livello scientifico studia il meccanismo della lingua, cioè come funziona una lingua, sotto tantissimi aspetti. Il poliglotta invece non ha necessariamente un interesse di tipo linguistico. Il poliglotta è la persona che ama conoscere tante lingue o che ha bisogno per lavoro, insomma, per svariati motivi, e che dunque impara tante lingue, impara a parlare tante lingue. Un linguista può essere un grande esperto della lingua Navajo, per esempio, che si parla nel sud degli Stati Uniti, ma non conosce, non saper parlare in maniera corrente la lingua Navajo. Cioè, in quanto linguista non hai bisogno di quello, hai bisogno di conoscere i meccanismi della lingua, volendo di saper tradurre, certo, con gli appositi strumenti, le risorse, e è quello più uno studio del meccanismo della lingua. Il poliglotta, invece, ha l'obiettivo di conoscere tante lingue. L'esploratore, io mi definisco esploratore perché sto ancora studiando linguistica, quindi non direi mai da solo di essere un linguista. Non ho ancora Ok, un titolo linguista che vuol mi. dire che sei arrivato, diciamo, ai Esattamente, livelli. sì, la vedo più così. Quindi mi definisco esploratore perché quello che ho fatto è sempre stato ho consultato saggi, ho studiato grammatiche. Ho cercato di comprendere come funzionassero diverse lingue, ne ho osservate circa un centinaio negli ultimi 12 anni. Questo non significa, appunto, non essendo un poliglotta, che ne parli. Non ne parlo assolutamente né tante, né un numero elevato in generale. Il Quindi linguista diciamo lo per studio dell'architettura della lingua, se me. Sì, vogliamo. esatto. La mia prospettiva personale, quella da esploratore delle lingue, io amo chiamarmi glossofilo, no? Un amante del linguaggio, delle lingue. È più una prospettiva quasi etnolinguistica, cioè il mio interesse è quello di capire appunto il mondo attraverso la prospettiva di altri popoli. Vedendo come funziona la loro lingua, riesco a capire quale parte del reale loro selezionano come più rilevante, quindi a cosa danno importanza, quali sono i loro valori, come guardano il mondo, qual è la loro prospettiva precisa. È questo che mi interessa.
Mi ha colpito tantissimo un video che avevi pubblicato in cui spiegavi che per una cultura, adesso non ricordo di quale regione del mondo, il futuro viene da dietro, mentre per noi è davanti a noi. Le Ande, sì. Gli Aymara e i Quechua delle Ande fanno questa cosa, sì. Hanno. Ecco, molta gente, ti spiego anche con cosa confonde questa cosa, questo particolare concetto. Nelle Ande, i Quechua e gli Aymara soprattutto hanno una visione invertita rispetto alla nostra, del tempo e dello spazio, cioè ciò che è davanti a loro è il passato, ciò che è dietro è il futuro. Questo si può confondere facilmente con la fila. Quando si sta in fila, la persona che è arrivata prima di me, il passato, è davanti a me. Ma non è esattamente questo. Per loro è molto più, ha dei risvolti anche di tipo filosofico quasi. Perché per loro in realtà il passato, cioè ciò che noi ricordiamo, è davanti a noi proprio perché possiamo ricordarlo, perché possiamo vederlo attraverso la memoria. Ciò che è dietro di noi deve ancora svelarsi, ancora non lo conosciamo. Quindi le loro parole per avanti e futuro sono diverse. In realtà avanti è uguale a passato. Un po' come appunto, ecco perché nasce l'ambiguità, quel ante che significa entrambe le cose. Ma il concetto è differente perché a livello temporale e spaziale c'è questa, per loro combacia, il fatto che noi possiamo ricordare ciò che è accaduto prima, quindi lo vediamo, e ciò che non possiamo vedere, che deve ancora svelarsi, è qualcosa che ci sta ancora alle spalle. E che si svela in modo circolare in questo modo qui, mentre noi avanziamo nel tempo. La nostra visione del tempo invece è più lineare, è una visione in cui noi abbiamo il passato alle spalle, percorriamo questa linea del tempo verso il futuro, quindi abbiamo un futuro davanti a noi e abbiamo lasciato alle spalle il passato. Vedi, è una prospettiva differente. Secondo te ha anche delle implicazioni nel modo in cui si affronta la vita? Perché magari un'impressione che si può avere è che se tu il futuro ce l'hai davanti, puoi interagire con esso, puoi modificarlo, puoi manipolarlo. Mentre se tu ce l'hai alle spalle, è qualcosa di ignoto che viene e Allora, potrebbe avere dei ti risvolti travolge tragici. per quello che è, diciamo. Sì, Ti io penso travolge per dipende quello più che è. dalla persona, penso dipenda più, non è una questione dell'intero popolo che di conseguenza agisce in un modo differente. Io, per esempio, da ragazzo italiano che ha scoperto questa cosa, potrei farla mia e cercare di basarmi su questo per avere dei principi etici, quindi magari il fatto che il futuro si deve sempre svelare non devo essere io a cercare di controllarlo, ma è più una cosa che nasce da me, credo. Sì, è Non so se mi interessante, spiego. questo è un Sì, concetto molto penso. interessante. Visto che abbiamo parlato di diversi popoli, insomma, volevo chiederti, l'evoluzione della lingua, o anche i diversi stadi, se vogliamo usare questo, forse non è il termine corretto, ma diversi stadi di evoluzione linguistica, sono interconnessi con l'evoluzione dell'uomo, secondo te? Intendi dire agli albori della civiltà umana? Ma secondo me, ora, non essendo del settore specifico, ho comunque delle opinioni che nascono da libri, letture e cose simili. Ma la nascita del linguaggio, si pensa che l'Homo erectus circa 2 milioni e mezzo di anni fa avesse già una forma di proto-linguaggio, proto-lingua umana, una sorta di via di mezzo tra i cercopitechi, che hanno un sistema di comunicazione complesso, ma che non si può definire una lingua umana, e Homo sapiens. Più tardi si sa che, per esempio, l'uomo di Neanderthal molto probabilmente parlava già come parliamo noi, aveva delle proprie lingue diverse, sicuramente in zone diverse della parte del mondo che abitava, e questo è anche in un certo senso attestato sia da analisi del tratto della gola, quindi della trachea, sia per il fatto che per determinato tempo Homo sapiens e Homo neanderthalensis hanno convissuto e addirittura si sono uniti in determinate circostanze, oltre poi al modo in cui Neanderthal è scomparso. Ma si sono uniti in determinate circostanze. Per fare questa cosa, a livello sociale, dovevano avere delle concezioni molto simili e dovevano riuscire a comunicare in qualche modo per avere questa compatibilità, in un certo senso. A livello sociale intendo, non a livello biologico, dove non parlo perché non è assolutamente il mio campo. Per cui non so esattamente se lo sviluppo, se questa è la domanda, se ho capito esattamente cosa intendi, della capacità umana, di ragionare in modo più complesso derivi dal linguaggio o viceversa. Questo non lo so. Sì. Ok, Probabilmente sono andati di pari passo. quindi la
la lingua si è evoluta insieme alla cultura, diciamo. Cioè c'è un'influenza reciproca, quindi secondo te Sì, la lingua è... questo per esempio è ciò che sostiene lui in realtà appartiene alle scienze naturali, ma poi si è spostato anche verso quelle sociali e la linguistica. Sverker Johansson, di nazionalità svedese, lui ha scritto un libro molto interessante, si chiama L'alba del linguaggio, dove spiega quali possono essere le origini della lingua umana. E anche gli ipotizza che la cultura sia andata di pari passo alla lingua. Quindi lo sviluppo delle capacità cognitive umane che hanno portato anche a instaurare dei rapporti di tipo sociale siano andati di pari passo con lo sviluppo delle lingue umane. Anche perché per avere strutture sociali sempre più Complesse, complesse, sì, certo. La non so. comunicazione sicuramente alla base, sì. Sì, no, penso anche ai vari culti religiosi, al fatto che i Neanderthal seppellissero i morti. Sì, Cioè, è chiaro che esatto, per sì. dirottare una grossa fetta della popolazione verso un credo, ammesso che si possa parlare di credo, ma comunque verso determinate Certo, si manifestazioni suppone che culturali. ci siano dei mezzi di comunicazione adatti, certo, sì, si suppone che sia così. Quindi la lingua funge da collante, diciamo, tra... Ok. Sì. A questo proposito, secondo te, se popoli molto lontani nel tempo e nello spazio parlassero la stessa lingua, sarebbero più simili tra loro oppure no? Cioè, come visione della vita, come visione del mondo? Anche più, diciamo, filosofico o spirituale. Allora, considerando ciò che abbiamo qui sul pianeta adesso, ci sono dei paesi dove si parla la stessa lingua e di solito bisogna considerare il caso singolo, il caso particolare, ma normalmente la lingua è stata portata in uno dei due paesi, ce n'è uno dove si è sviluppato, per fare l'esempio, il Portogallo, dove si parla il portoghese, e in Brasile si parla il portoghese, è una varietà differente, ma è comunque portoghese. Lì non tutti i tratti culturali sono uguali, naturalmente possono esistere dei concetti che c'erano già ai tempi degli spostamenti dei portoghesi, quindi si parla di mezzo millennio fa, ormai nel 1500, quando i portoghesi dissero che il Brasile apparteneva a loro, avrebbe avuto la lingua portoghese, e ci sono ancora dei tratti, dei particolari valori, o comunque anche oggi, magari nati recentemente, ma attraverso internet si sono poi diffusi. Però non è detto che abbiano una cultura del tutto simile, perché dipende anche dal luogo in cui poi la lingua viene portata. In Brasile, per esempio, facendo lo stesso esempio di prima, ci sono tantissimi popoli differenti da quello che ha origini portoghesi, quindi origini europee, in un certo senso. Ci sono i popoli indigeni, ci sono Ok, tantissime nativi, comunità, quindi. esatto, i popoli nativi, autoctoni, e loro hanno un corredo di valori, di credi diversi. Quindi tutto ciò può avere influenza su determinate zone, benché poi la lingua possa essere sempre il portoghese, per esempio. Quindi sì, possono esserci dei legami dovuti magari a determinati valori che sono rimasti intatti o che piacciono a entrambi i paesi dove si parla quella lingua, però non è necessariamente così, anche perché spesso si discostano proprio per un'evoluzione che a livello storico è differente. Sì, è anche una questione di radici storiche, cioè penso che Sì. un indigeno che venga, diciamo, educato alla cultura dominante, in questo caso la cultura brasiliana, Sì, sia per comunque esempio. più diverso del brasiliano rispetto a un portoghese, no? Cioè abbia comunque delle diversità ereditarie, per così dire, Sì, diverse. anche quello, certo, sì. Sì, chiaramente parlo di un individuo che è stato sradicato dal suo contesto, non di una persona che è nata comunque. Sì. Ok. Ecco, questa è una domanda interessante. Non abbiamo mai parlato probabilmente di questa cosa, forse neanche tu ne parli nei tuoi video, ma in realtà è molto interessante. Secondo te può esserci un nesso tra la lingua in senso stretto e la comunicazione non verbale dei popoli? Esatto. Non verbale. Ok. Un nesso tra... dipende da che cosa intendi esattamente. Cioè, in che senso? Quali sono i risvolti della domanda? Cioè, che cosa si Mi intende viene in precisamente? mente, per esempio, che nel
i giapponesi, mangiare rumorosamente è considerato un segno di apprezzamento, no, di quello che mangi. Mentre magari qui sei un maleducato, se lo fai. Questo forse dipende dalla cultura più che dalla lingua, Io penso immagino. che sia più così, sì, penso che sia un retaggio Ok. culturale che si è sviluppato nel tempo. Non ha direttamente a che fare con il discorso puramente linguistico di, non so, in giapponese esiste questo suono, esiste questa struttura grammaticale, penso sia, non sia strettamente collegato a questo, penso abbia più a che fare con l'evoluzione stessa della società giapponese, dei valori che hanno adottato nel tempo. Sì, penso sia più questo. Ma a te interessa anche questo aspetto Sì, di... certo, sì. Anche questo è un aspetto, mi concentro di meno su un aspetto del genere, ma lo trovo comunque davvero interessante perché contribuisce a fare ciò che a me interessa fare, no? Scoprire appunto sempre una prospettiva che l'essere umano può avere, delle svariate prospettive che l'essere umano può avere sul mondo. E anche questo fa parte di quella prospettiva che un popolo o anche una comunità ristretta può avere. Quindi sì. Quindi diciamo che l'interesse linguistico alla fine sfocia in un interesse antropologico, se vogliamo. Sì, si potrebbe dire di sì. Ok. Mi dicevi che la cultura giapponese ti interessa particolarmente. Sì. Ci sono cresciuto in un certo senso perché quando avevo circa 7 anni cominciai a praticare arti marziali e il mio sensei, il mio maestro di karate Shotokan, della scuola Shotokan di Gichin La Funakoshi. stessa che ho fatto io, tra l'altro. Ecco, Anche ok. io vengo da quella. D'accordo, sì. Il mio sensei, il mio maestro, mi ha dato comunque una sorta di educazione nel corso degli anni. Io poi ho smesso più volte a causa della scuola, ma sicuramente era perché ero io che non avevo la mentalità giusta per tenere entrambe le cose, che era basata molto sull'istruzione di tipo Zen, quella del buddismo Zen, dove Ok. ci sono determinati valori, determinati metodi per insegnare le cose, delle tecniche quasi che usano. Direi pedagogiche quasi, ma non per forza per i ragazzi. E questa cosa l'ho sempre portata con me. Pensa che tu adesso hai anche praticato, sai, il saluto, il re, che è l'inchino, è una cosa che io ho ancora. Io non riesco a salutare persone che incontro senza in qualche modo fare questa cosa. È un istinto che ho sviluppato. E data la passione per le arti marziali, e poi qualche anno più tardi, circa il periodo in cui ho superato anche quell'ansia, dove mi sono aperto un po' di più, per il buddismo Zen, la cultura giapponese l'ho osservata da diversi aspetti. Sì, mi piace molto. Ok, diciamo che poi alla nostra età è piuttosto comune maturare Beh, sì. questi interessi. Sì, è vero. Sì, a me invece ultimamente interessa molto la cultura sudcoreana, ho cominciato a vedere un sacco di Sudcoreano. serie. Ho notato che è molto popolare in questo periodo, sì, da pochi anni a questa parte. Sì, c'è un gruppo che si chiama BTS, non so se le Sì. pronunce così, ma sono insomma, le tre lettere che rappresentano una sigla, tra l'altro, mi sembra. Che sono un po' il motore che ha portato la cultura sudcoreana nel mondo. Fanno un tipo di musica piuttosto popolare, insomma. Io avevo Sì, è vero, sì. scritto che mi ricorda un po' la musica che facevano le dive degli anni 90, no? Tipo Madonna, Christina Aguilera, cioè molto energica. Ed è Sì, è vero, interessante è vero. Una cosa che ho sentito, questo discorso. sì, l'ho notato. Ho In notato, sì. realtà è interessante perché il popolo sudcoreano. Allora, io non sono un esperto, ecco, chiariamo questa cosa, quindi non vorrei dire stupidaggine, però l'impressione che ho avuto, attingendo dalle varie fonti cinematografiche, eccetera, è che sia un popolo abbastanza rigido, forse non come i giapponesi, ma comunque abbastanza impostato, disciplinato, che peraltro vive in un contesto di continua tensione rispetto alla Corea del Nord, quindi si paventa, insomma, una possibile guerra. E quindi la cosa interessante è che invece loro sono portatori di diciamo, di un vento di ottimismo, positività, energia, molto da sogno americano, diciamo. E poi immagino che in questi paesi, magari così come anche in Cina, forse, no, il modello dell'Occidente, capitalista, eccetera, è un pochino una forma di emancipazione anche da quello che sono stati in passato questi popoli, quindi forse dipende da questo.
niente, insomma, sono abbastanza interessanti come fenomeno musicale, poi a me piacciono come gruppo, Io non li ho ma mai davvero esplorati, non li ho mai davvero esplorati. Forse devo dare un'occhiata meglio alla Corea del Sud. Sì, e in realtà ultimamente sto approfondendo un po' il Vietnam. Non il vietnamita ancora perché trovo che sia nella mia classifica, piccola classifica, la seconda lingua più difficile che abbia mai incontrato. addirittura la prima qual è? Il Navajo. Ah, Il Navajo ok, degli Stati Uniti d'America. Sì, trovo che sia davvero difficile, davvero difficile. Hanno i toni. Non come il vietnamita, i toni del vietnamita sono più complicati perché loro Tony hanno c'ha tutti. intonazione della voce, intendi? Esatto, sì, la voce cambia intonazione cambiando anche il significato. Cambiare un tono a una sillaba porta a una differenza di significato poi nella parola, come accade in mandarino. Immagino abbia sentito questa cosa, che ci sono sempre. Il mandarino è spesso citato per questo, perché è una delle lingue più conosciute ad avere questo tratto, ma in realtà. Tantissime lingue del mondo, anzi, forse la maggior parte delle lingue del mondo ha i toni, non quelle più conosciute. Le nostre lingue, o le romanze, per esempio, non hanno davvero una distinzione di tono. Spesso l'intonazione porta a un cambiamento, della funzione che può avere una determinata proposizione, no? Può diventare interrogativa cambiando l'intonazione. Lì invece no, spesso ci sono delle particelle per indicare la domanda, l'interrogativa, ma il tono, quindi l'intonazione poi nella sillaba cambia il significato della parola stessa, quindi bisogna per ogni sillaba, ecco la nostra difficoltà, imparare più significati perché in base al tono cambia il significato. E il vietnamita ne ha tanti, molto complicati, anche perché poi io li trovo anche più complicati di quelli del mandarino. Il navajo ne ha due soltanto, sono semplici, c'è cioè un tono alto e un tono basso, ma la struttura, oltre che fonologica, perché hanno delle consonanti davvero complicate. Grammaticale, soprattutto dei verbi, è qualcosa di. Non riuscirei a mettere a confronto con nessun'altra lingua per ora. La trovo davvero difficile. Sai che avevo visto un reel su Instagram a proposito del mandarino, dove c'era una ragazza cinese che aveva messo insieme una serie di parole il cui significato cambiava a seconda dell'intonazione. Ah. Quindi le ha lette tutte singolarmente, no? Questo giochino viene fatto spesso su Sì, queste certo. piattaforme. Dopodiché ha composto una frase costituita quasi esclusivamente da questa, era una sillaba, mi sembra, era solo una sillaba. Forse Che non era si capiva nulla. Sish. No, Spesso creano degli forse squilingue con sh. era tipo da una cosa del genere. Era una, mi sembra una vocale o una consonante. Ma quando poi l'ha ripetuta in velocità, vabbè, ovviamente il mio non è un orecchio allenato, no, ma cioè l'intonazione sembrava quasi monotona, diciamo. Perché ovviamente quando uno poi parla in velocità, no, tende a uniformare forse queste cose. Per cui secondo me il cinese deve essere veramente una lingua molto, molto, molto difficile. Sì, io appunto dico, il vietnamita aumenta il numero di toni, cioè ce ne sono di più. Quindi diventa ancora più complicato, a mio parere. La scrittura è più semplice. Anche se il vietnamita ha le sue difficoltà nella scrittura, è piena di segni diacritici, piena di accenti sopra, sotto la vocale, davvero complicato, però insomma è una bellissima lingua, quindi mi piacerebbe un giorno cercare di impararla. Ok, beh, te lo auguro, insomma, magari anche fare un viaggio in. Esatto, sì, quello davvero mi attira molto, anche perché per delle letture che mi hanno spinto un po' verso l'esplorazione del Vietnam, per cui vorrei vedere di visitarlo un giorno, me lo auguro. Il vietnamita risultava in quel video famoso, fantomatico, No, delle. no, no, assolutamente no, anzi. Ok, quindi non l'ha Lì, introdotto. perché lì non penso di avere neanche un livello di base. Cioè, oltre al saluto e forse grazie, queste parole qui, riconosco qualche parolina, soprattutto se ha a che fare con il buddismo Zen, il buddismo Tien, si chiama lì. Nient'altro, assolutamente nient'altro. Quindi non l'ho neanche inserito in quelle che conosco poco, 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 Allora, facciamo un gioco. poco. Sì. Ti diamo poteri assoluti. Se tu potessi scegliere una qualsiasi cultura, quindi con la rispettiva lingua, di qualsiasi tempo e qualsiasi spazio nella quale vivere, quale sceglieresti? Cioè, quale vorresti conoscere, partendo da questo tuo interesse antropologico? Ne posso scegliere una?
Vabbè, te ne concedo anche di più. Diciamo tre. Sì, facciamo tre, numero perfetto. D'accordo, sì, tre. Allora, io devo dire la verità che può sembrare paradossale, può sorprendere, ma l'Italia del Rinascimento vorrei vederla, vorrei viverla. Per E vivere i anche mutamenti linguistici, dici? oltre ai mutamenti linguistici, che sono molto interessanti dalla mia prospettiva, anche a livello artistico, a livello storico, davvero mi interessa tanto. Quindi la Toscana del Rinascimento, la esplorerei personalmente. Se potessi avere un mese nel Rinascimento, mi piacerebbe davvero tanto. Beh, tu vivi a Poi Pisa, direi. quindi non hai un mese del Sì, Rinascimento, adesso però sì, diciamo adesso. puoi Esatto, visitare un po' lì, ecco. sì, esatto, posso vedere i resti del passato, sì. Sì, e poi direi probabilmente i San, quindi quelli che si chiamavano Boscimani nel deserto del Kalahari, sarebbe sicuramente un'esperienza davvero difficile, ma sarebbe davvero, secondo me, mi formerebbe tanto vivere un mese con loro, per la conoscenza che si acquisisce della natura. Per anche le stesse abilità di sopravvivenza nel deserto, per ascoltare il loro idioma, la loro lingua, che è una di quelle con quei suoni di cui parlavamo prima, con i click, per esempio. E poi direi: forse ce ne sono tantissimi, te ne potrei dire davvero tante, ma per esempio i polinesiani, tra i polinesiani, forse gli hawaiani, prima dell'arrivo dei colonizzatori. Mi sarebbe piaciuto vedere com'era la vita nella loro società. Era una società diversa sicuramente, anche complicata per certi versi. C'era il sacrificio degli esseri umani, c'erano insomma un po' di cose particolari. Adesso metteremo in discussione, chiaramente. Però l'esperienza della società polinesiana, sì, se avessi la possibilità la farei. Ok, molto interessante il discorso sul popolo tribale in pratica, no? Sarebbe molto difficile per noi Certo, sì. sopravvivere. Guarda, questo mi riporta alla mente una vignetta satirica che vidi tempo fa su Facebook, in cui veniva fatto un parallelismo, no? Cioè, da una parte c'erano dei brand, delle marche note, Sì. tipo, non so, Nike, Adidas, eccetera. C'erano i simboli, c'era scritto nominami questi, ed era abbastanza semplice come cosa. Poi di Certo. fianco c'erano delle foglie, per come sono fatte, quindi ognuna ha una forma diversa a seconda dell'albero al quale appartiene, e c'era scritto nominami queste. Ovviamente questa conoscenza naturalistica che forse, come dicevi tu, nel Rinascimento forse sarebbe molto più integrata nel sapere del popolo, Suppongo di sì. È adesso è completamente svanita. Cioè, se uno non studia scienze quasi naturali, di o nicchia, esatto, sì. Se comunque non non si abbia, intraprende non di so, nicchia, un quindi. orto, no? O comunque dei boschi vicino, non lo so, è difficile che si riesca a fare una distinzione. La cosa strana è che quello è il mondo in cui viviamo, cioè, o meglio, in cui si viveva una volta, perché ormai c'è un tessuto urbanizzato piuttosto diffuso, per cui adesso è molto più facile decifrare il linguaggio tecnologico, no, rispetto al linguaggio naturale. Quindi c'è, come dici tu, questa contrapposizione nel popolo di cui parlavi, che è totalmente Sì. avulso da questa innovazione tecnologica che ci ha coinvolto. Sì. Per cui sì, sarebbe molto molto impegnativo per noi Sì, vivere. infatti, loro è come se parlassero di due tipi di intelligenza diversa. Io ricordo anche questo popolo compare in due film, in realtà più di due. Ma uno dei quali si chiama Lassù qualcuno è impazzito, ma che siamo tutti matti e Lassù qualcuno è impazzito, sono due film differenti, uno dell'80, l'altro forse dell'89, che è girato in Namibia, tra Namibia e Botswana, da quello che ricordo, e lì si parla, a un certo punto il narratore, che peraltro negli anni 80, nell'80 il primo film era Paolo Villaggio, dice per loro essere intelligenti, per loro gli esseri umani che appartengono agli occidentali non sono intelligenti perché hanno poche cose che si creano da soli e poi dipendono interamente da quelle. Loro invece sono intelligenti perché tutto ciò che hanno attorno lo conoscono
e poi sanno servirsene nella maniera migliore. Quindi è come se fosse una prospettiva differente, ecco, è ciò che mi interessa, no? Vedere la diversità anche da questo punto di vista. Che cosa significa per ogni popolo conoscere davvero il mondo, saper vivere nel mondo, saper vivere sulla terra. Sì, Secondo me è questo. per questo che gli indiani, oddio, indiani, in realtà non so da dove vengano. Sai quelli che costruiscono ville, piscine in mezzo al nulla, letteralmente? Ah, sì, non so se siano thailandesi, adesso non ricordo Sì, perché. sì. Ecco, effettivamente i tratti somatici sono molto simili a quelli thailandesi, quindi diciamo occhi tendenzialmente a mandorla, pelle scura, quindi Sarà può sud-est essere. asiatico, probabilmente, sì. Sì, no, dico per questo secondo me che suscitano così tanto interesse, no? In noi che li guardiamo. Cioè, è sempre bello vedere qualcuno che fa cose che magari tu o non riusciresti a fare oppure che non faresti mai. E Certo, sì. secondo me da questo insomma, si coglie anche una cosa un po' infelice da dire in realtà, però anche il successo magari di alcune produzioni basate sulla violenza, no? Comunque su cose. Che nel quotidiano tu non vedi o comunque non faresti mai, e magari a volte ci sono delle persone che possono subire il fascino, Certo, no? Pensa sì, anche è al vero. fenomeno esplosivo del serial killer, cioè tutti, insomma, una fetta notevole della popolazione ha questo interesse morboso verso i serial killer, perché probabilmente incarnano un modello di vita che non riscontri nel quotidiano e che si è spinto oltre quelle che sono le avete tra l'altro questo discorso sembra molto una sorta di difesa rispetto al serial killer, ci diciamo prendiamo le distanze Sì, assolutamente ovviamente. da tutte queste manifestazioni. Invece non prendiamo le distanze al thailandese che costruisce la villa, anzi lì Sì, vorremmo avvicinarci a certo. lui, insomma, per capire. Infatti. Sì, anche se in realtà ci sono scuole di pensiero attorno a questo fenomeno, no? C'è chi dice probabilmente ha ragione che in realtà sia, diciamo così, una montatura che sia molto poco spontaneo quello che fanno, ma che magari ci siano degli strumenti particolari dietro. Chissà, chissà. Vabbè, questa è una di quelle cose che sarebbe bello non scoprire mai. Ci lasciamo, diciamo, col beneficio del dubbio. Sai, a volte la magia dietro le cose è meglio preservarla, forse. Sì, è vero. Ok, domanda così a bruciapelo. Il modo più veloce, siccome tu ormai sei un esploratore molto navigato, ecco, inizi a essere molto navigato. Il modo più veloce per imparare una lingua, anche sulla base della tua esperienza, quale potrebbe essere? Ti faccio questa domanda soprattutto in virtù di tutte quelle lingue che incarnano un pochino un modello, cioè quelle lingue che sono molto difficili da parlare, no? Penso a tutte le lingue esotiche, tribali e via dicendo. Sì. Secondo te quali consiglieresti, ecco, a una persona che ti dice io voglio imparare questa lingua? Allora, naturalmente il metodo di apprendimento di una lingua dipende da persona a persona. Non credo che esista un metodo unico che funziona per tutti, quindi bisogna riuscire a capire se funziona per sé. Ciò che per me spesso va bene è il metodo naturale, il metodo intuitivo, cioè cerco di circondarmi il più possibile della lingua che mi interessa attraverso video, attraverso musica se possibile, attraverso film se ci sono con sottotitoli o non, per abituarmi al suono, per abituarmi alla struttura di quella lingua dal punto di vista anche fonologico, cioè riconoscerne poi i suoni e riconoscere che è quella lingua. E man mano io cerco di avere con me sempre, ecco, cose come questa, no? Un quadernetto, un blocco appunti, ho sempre chiamati i quadernetti, i miei quadernetti, e ne ho tantissimi, ne avrò un centinaio a casa, non soltanto di lingue, ecco perché ne ho davvero tanti, dove si possono prendere degli appunti. Guardando quel video dove ci sono i sottotitoli, non riconoscendo la parola, quella parola la si può appuntare, non riconoscendo la frase idiomatica la si può appuntare, e così via. Soprattutto con le lingue più conosciute, poi YouTube è ottimo perché permette con inglese, francese, spagnolo, tedesco, anche russo, sicuramente anche mandarino, anche se non ci ho mai provato con il cinese, devo dire la verità, di trovare contenuti sulle proprie passioni, ma nella lingua, l'inglese soprattutto. Se hai una passione, non so, sei un amante del cinema, cercare dei video sul cinema in inglese ti permette di ascoltare qualcosa che davvero ti interessa, ma nella lingua che vuoi imparare. E questo gioca davvero a tuo favore perché la motivazione è il primo elemento.
motivazione, l'attenzione e poi quei processi cognitivi che ti permettono di apprendere. Ma se manca la motivazione, io penso che sia un tassello fondamentale per poter imparare. Mi è capitato tantissime volte con lo stesso vietnamita. Diversi anni fa dissi: voglio imparare il vietnamita. Perché? Perché voglio impararlo. Ovviamente adesso non parlo vietnamita. Ok, Quindi quindi questa è una la. motivazione orientata all'utile, diciamo. Questo è. Ecco, in realtà le motivazioni di solito si dividono in motivazione estrinseca ed intrinseca. La motivazione estrinseca è quella all'utile, a me serve fare questa cosa. Di solito la motivazione estrinseca è meno potente di quella intrinseca, che è la motivazione, appunto, essendo intrinseca, interna. Io voglio fare questa cosa perché mi piace, perché è la mia passione, perché so che mi porterà a ciò che amo, per esempio. O perché sono davvero spinto da una passione nei confronti di questo popolo, nel caso delle lingue, nei confronti di questa lingua. La motivazione intrinseca è molto più forte. Quella estrinseca ha una sua potenza, è comunque meglio di una motivazione assente. Se io dovessi dire soltanto no, voglio aggiungere una lingua a quelle che conosco, molto probabilmente non riuscirei a farlo, perché sarebbe assente il fattore della motivazione. Questo, e per quanto riguarda le lingue più esotiche, io ho sempre usato una strategia che per ora ha funzionato, non sempre, ma l'ho usata costantemente, cioè quella di cercare risorse nelle lingue più grandi, le lingue che si parlano dove si parlano quelle lingue. Per esempio, per imparare un po' di Nyingatu, che è la lingua generale dell'Amazzonia, ho usato delle risorse in portoghese, ovviamente, essendo in Brasile, ho cercato in portoghese dei file in PDF, delle grammatiche, dei saggi. Cose simili. Se dovessi cercare di imparare una lingua che si parla tra Canada, Stati Uniti, cercherei molto più probabilmente l'inglese. E mi è capitato di imparare un po' di Nama, che è una lingua parlata sempre in Namibia, in Afrikaans, che invece si parla in Sudafrica, Namibia e Botswana. Quindi sfruttare la lingua più grande per poter trovare delle risorse, perché anche a livello di ricerche, a livello accademico, ci sono più risorse in quella lingua, dato che si trova nello stesso luogo dove si parlano quelle lingue più grandi. Spesso a vantaggio di chi cerca di imparare queste lingue minoritarie. Ok, qualche libro generico che consigli, che ha anche cambiato, diciamo, il tuo modo di approcciarti al mondo, insomma, o quelli che sono i tuoi interessi. Dal punto di vista linguistico-antropologico, sì, ok, sì, perché poi io distingo sempre tipologie diverse, ci sono libri di poesia che hanno ispirato dei cambiamenti enormi, libri di filosofia. Dal punto di vista linguistico-antropologico, vi vengono tre titoli principali, che sono tra i miei preferiti, che sono L'alba del linguaggio di Johansson, io comunque lo consiglio, non è l'unica campana da sentire sull'argomento, ma per come è scritto in maniera semplice, diretta, a volte anche scherzosa. Dà comunque un punto di vista quasi neutrale per poi parlare della sua opinione personale sulla nascita del linguaggio. Ma io lo consiglio proprio per la sua semplicità. E non è mai prolisso, non si perde in verbosità eccessive, è abbastanza laconico, diretto, e spiega quali sono i concetti principali, quali sono le principali ipotesi, il tutto in maniera leggera. Poi io ho amato, anche se ho visto che è molto criticato, Sapiens di Yuval Noah Harari. Dello storico israeliano Yuval Noah Harari, è stato un libro che mi è piaciuto molto perché io, uscito dal liceo, non ero un grandissimo amante della storia, per come mi era stata insegnata, non tanto per l'insegnante specifica, ma per il metodo stesso di insegnamento della storia a scuola. Trovo che sia un po' lento il metodo di insegnamento. Poi ci sono casi e casi, cioè ci sono persone che amano invece questo metodo e magari riescono a imparare più facilmente. Il modo in cui Harari mi ha dato una visione di base della storia, perché poi va approfondita, mi è piaciuto molto perché ha risvegliato quella scintilla, mi ha fatto dire: ah, però qui si può imparare davvero qualcosa, cioè guardando al passato io riesco a capire davvero qualcosa su come agire adesso e come agire nel futuro. È ciò che mi ha davvero dato questa lezione, quindi è uno dei libri che io consiglio. Ancora non è l'unica campana da sentire, anche perché ho notato che tra gli storici c'è un po' una contrapposizione. Me qualcuno diceva: sì, ma Harari ha dimenticato di dire queste cose qui, ha preso questa visione di tipo politico in questo tratto, quindi bisogna sempre sentire campane diverse. Però mi ha colpito, mi è piaciuto. E poi un libro cui nome non ricordo in italiano, io l'ho letto in inglese, si chiama Vanishing Voices di Nettle e Romaine, sono due ricercatori, ricercatore e ricercatrice, sulle lingue in via d'estinzione, lingue a rischio. È fantastico perché dà degli spunti di tipo antropologico, di tipo anche biologico, di tipo psicologico, la psicologia evoluzionistica.
e di tipo linguistico soprattutto, mostrando un po' quali sono i motivi per cui adesso nel nostro presente ci sia un aumento delle lingue a rischio di estinzione rispetto al passato. È un fenomeno che è sempre esistito, ma adesso sta accelerando, e cercando di creare dei legami anche con il fattore biologico, quindi la scomparsa della biodiversità, per esempio. È davvero interessante, quindi consiglio anche questo. Dal punto di vista di altri libri, poi, non so, io ho amato il Tao della fisica di Capra. Non l'ho letto, ma lo conosco. Sì, anche per quella che è un po', diciamo che ha agito un po' il bias di conferma, probabilmente. Ma essendo un amante della fisica e un amante dell'Oriente, delle filosofie orientali, ho notato lì che c'è un connubio ponderato, cioè basato molto sulla logica e non soltanto magari sull'aspetto spirituale, che è quello che a me interessa un po' meno. Per cui mi è piaciuto davvero tanto. Interessante. Sulla cultura giapponese aggiungerei come bonus la via dello Zen, che potreste aver sentito, di Alan Watts, che è un filosofo britannico poi naturalizzato statunitense. La via dello È un po' Zen una somma spiega, della filosofia, immagino. sì, spiega la storia a partire dall'India, India, Cina, fino al Giappone, e che cos'è lo Zen. Quindi per i miei interessi personali è stata davvero una bella lettura, quindi dà degli spunti sulla cultura giapponese. Ok, a proposito delle lingue in via di estinzione, noi avevamo anche scritto un articolo sui dialetti, e anche i dialetti sono in via di estinzione, è Sono lingue, oggettivamente. certo, sono lingue a tutti gli effetti. Sì, invece tu avevi fatto un post su un video sulla morte dell'ultimo parlante di, non Di mi un ricordo popolo mai quale. contattato in Amazzonia, sì. Non è l'unico, esistono tanti popoli mai contattati, ma in realtà mi ha colpito qualche commento di persone che dicevano: ma se non sono mai stati contattati, come si sa che era l'ultimo? Contattare un popolo significa entrarci davvero a contatto, significa stabilire dei contatti che portino anche a imparare la loro lingua, conoscere i loro tratti culturali, eccetera, eccetera. Con quel popolo in particolare non era mai stato fatto, li si osservava perché comunque non erano invisibili, però li si osservava da lontano perché preferivano non essere contaminati in un certo senso. Dopo la morte della maggior parte dei, anzi quasi tutti praticamente tranne quest'uomo, con invasioni del territorio nella foresta attraverso bulldozer e insomma tutte le pratiche di deforestazione che sono state portate lì, sono state fatte lì in Amazzonia, quest'uomo continuava a vivere da solo in piccole case, piccole abitazioni che si costruiva o che erano già lì, e è stato trovato recentemente senza vita in una di queste casette. E ha segnato la scomparsa di un popolo, ma quando scompare un popolo, ovviamente scompare anche la sua lingua e scompare anche tutto il corredo di valori, di miti, di tutto ciò che ha a che fare con la loro prospettiva, con ciò che interessa a me, la loro prospettiva sul mondo. Quindi viene meno quella diversità umana. Ecco perché è Benissimo, interessante. purtroppo. Va bene, direi che abbiamo fatto una bella chiacchierata, insomma, quindi Ah, sì. possiamo chiudere. Allora, ti D'accordo. ringrazio per essere stato qui con noi. Allora, Ah, ti ringrazio seguitelo, io. Davide Carretta, su TikTok, Instagram, YouTube. Non so, il nickname mi diceva che era Poli Mattia. Okay. Poli Mattia, sì, con la Y. Sì. Certo. Ovviamente seguite anche noi, visto che ogni giorno parliamo di, quasi ogni giorno parliamo di scienza, storia, società, antropologia, religioni, psicologia, chi più ne ha più ne metta. Ok, allora nulla, grazie per esserci stati e anche per i poster, insomma, che verranno la diretta successivamente. Grazie Vi a tutti. salutiamo. Ciao ciao.